Non è questa. Questa è. Copy to clipboard. Incolla. Ecco qua. E ha estratto la lista. Dunque, in questo modo, voi, avendo una tabella HTML, andate a estrarre soltanto quel pezzettino. Perché se voi lo selezionate, magari immaginate una tabella lunghissima, sapete che con il mouse selezionarlo può creare degli errori, oppure non prendete esattamente gli angoli della tabella, e invece con questa estensione potete farlo. Andando avanti, un altro tool molto utile è Google Spreadsheet con queste funzioni particolari. Voi avete mai utilizzato queste funzioni? Detect language, Google Translate, Image, Import Data, Import Feed, Import HTML. Ve le faccio vedere. Allora, Spreadsheet sapete tutti come funziona. Qui tutti che twittano e ritwittano, ci sarà Luigi in linea, arrivederci. Allora, Drive crea un file Excel. La prima istruzione che faccio vedere, per esempio, è Detect Language. Dunque, immaginate. Io qui scrivo the pen is on the table, la penna è sul tavolo, una lista lunga di testi e allora uguale detect language di questo, chiudi parentesi tonda, invio, inglese, trascina verso il basso. Italiano. Dunque, se dovete identificare, immaginate che avete un testo di stringhe, le dovete suddividere tra i vari traduttori per verificare la cosa, lui va a fare la traduzione. Addirittura c'è anche l'opzione Google Translate, cioè traduce il testo nell'intervallo dalla lingua alla lingua di destinazione. Perciò se io ho, immaginate che avete una stringa di testi che dovete tradurre, parole di un'interfaccia di un applicativo, tavolo, sedia, libro. Perché Dunque, cosa? No, ha messo la sedia? Ha messo la lingua, ha messo. perché oh, vabbè, adesso lo vediamo. Si vede che non riesce a capire che cos'è, che lingua era. Allora, uguale Google Translate from language to language, di questo, virgola, it, virgola, n. Punto e virgola. Prego. A questo punto domanda. Rileva lingua, lo possiamo usare al posto di Italy? Sì, certo. Per esempio, avendo testi differenti, lingue diverse. Giusto? Non sapete a monte? Ok? Quindi. E in questo modo voi fate la traduzione dei testi. Queste dunque sono delle istruzioni utili. Image, data l'indirizzo, l'URL di un'immagine, lui la estrae all'interno della cella. Oppure, dato l'indirizzo di un file CSV, lui lo importa nel foglio. Dato l'indirizzo di un HTML, lo importa nel foglio. Dato l'indirizzo di un XML, lo importa nel foglio. Qui, in questo rigo, vi ho dato la lista di tutte le funzioni particolari che vi permette di fare il foglio elettronico di Google. Sono veramente tante. E dunque ve le andate a guardare. Sì, poi vi do l'indirizzo, cioè vi do le slide. Sì, le avete tutte. Ecco qua. Elenco le funzioni di foglio di lavoro. Dunque, essendo un foglio di lavoro che lavora online, logicamente ha qualcosa in più. Ad esempio, nella sezione finanziaria,
lui mi può estrarre i valori delle azioni in tempo reale. Certo, se no ha senso il cloud poi, no? Da un senso al cloud. Esatto. Solamente uno storage. Perciò fa qualche cosa in più rispetto a, alle operazioni normali. Tu sapevi cosa penso qua? No, molto bene. Ma io so qua per questo. Altra cosa, altra cosa molto importante, vi faccio vedere l'applicazione di una estensione molto potente per Excel che si chiama SEO Tools. Ve la faccio vedere. SEO Tools. Questa barra di Windows in alto è un retaggio di Linux. L'ho spostata io lì, sì. Dico un retaggio di Linux. Sì, sì. Allora, SEO Tools per Excel, dove cercare? Per Excel o Google? Per Excel. Ecco qua, come vedete, il primo risultato, Work with SEO Tools in Excel, è un plugin gratuito per Excel, che voi aggiungete. L'esempio che propongo in questa slide è quello di estrarre, per esempio, non schema. Aveva autocompletato. No, ho sbagliato. Ti volevo salvare. Sitemap.org. Generatore? No, non è un generatore. www.sitemaps.org, ecco qua. Allora, chi di voi sa cos'è sitemap? Cosa sono le sitemap? Per questo poco fa l'ho chiesto a Salvino. Le sitemap sono l'elenco di tutti, è una pagina che ha l'elenco di tutti. Esatto. Esatto. Dunque, come sapete, come vedete, scrivendo sitemaps.org, lui ti tira fuori un sito che è stato gestito da Google, Yahoo, Bing ed Ask, che hanno deciso insieme quale deve essere il linguaggio, questo protocollo, questo standard, per descrivere la lista delle pagine presenti all'interno di un sito. E qui è descritto il protocollo. Sostanzialmente è molto semplice, è un XML che contiene indirizzo, data dell'ultima modifica, con quale regolarità viene cambiato e qual è la priorità, cioè l'importanza di questa pagina all'interno del server web. Questo file generalmente si chiama sitemap.xml oppure sitemap.xml.tar.tz e così via. Generalmente la presenza di questo sitemap viene espressa all'interno del file robots.txt. Per esempio, vediamo www.comune.palermo.it/robots.txt. Esegui. No, non hanno robots.txt. Fantastico. Non so, un sito qualsiasi. Che ce l'ha? Ah, temporary offline, tra l'altro. Provo con quello del comune di Bari. No, non ce l'aveva, l'avevo controllato. Ah, l'hai provato. Perché non è obbligatorio dichiararlo, sì, sì. La presenza della sitemap. Lui non ce l'aveva, tu volevi dire non ce l'aveva perché l'avevi visto nel comune. No, non c'è neppure. E allora fai un find dentro Google, robots. Fatemi pensare. Ah, però è bello così, possiamo vedere tutte le sezioni. Queste sono tutte le sezioni che sono di essere esplorate. Vediamo se c'è il robot. Ho messo due slash. Sono soltanto disallow, dunque gli chiede ai robots di non installare la cosa. Vediamo un pochettino, sitemap.xml,
non c'è. Sì. Comunque, generalmente, se esiste, si trova lì e ti dà la lista di tutte le pagine che ci sono all'interno di un sito. Le fanno statiche, fanno la pagina proprio di servizio agli utenti, non le fanno interne. Dunque, questo sarebbe un metodo per conoscere la lista di tutte le pagine all'interno di un sito, ma non fa niente. Infatti io avevo superato questo problema anche in questo modo. Immaginate che avete tutte le news del comune di Bari e come vedete qui c'è il feed RSS. Dunque, copia, indirizzo link, gli dico inserisci dati come si faceva? Di fare il parsing? Devo, no, incollarlo. Non è. Forse lo inserisci. Dati da testo? Da web? Da altre origini? Da importazione dati XML? Incollo qui il feed RSS del comune di Bari, apri. Se è ben formato. Ok. Ok. Dunque, perché vi spiegavo poco fa sitemap? Con sitemap voi avreste tutte le pagine del comune, tutte le pagine del di un qualsiasi sito, trovando il file sitemap. Ok, dunque lui mi ha estratto gli indirizzi delle news che ha messo nel file XML. Sono questi. Che cosa me ne posso fare con questa estensione SEO Tools che vi raccontavo poco fa? Per esempio, social, Facebook likes, di questo, ok. Estrai e così voi scoprite da una lista di pagine quali sono quelle che hanno ricevuto più like, ad esempio, che sono state citate di più su Facebook, su Twitter o su Google Plus. Data una lista di pagine con la sitemap, se riuscite a ottenere la sitemap è più facile perché avete la lista di tutti i nomi delle pagine, ma ci sono diversi strumenti che permettono di ottenere la lista. Adesso ve ne faccio vedere uno. E ora guardate, per esempio, social, Twitter, di questo, ok? Ora andiamo a cercare di capire perché quella pagina ha ricevuto così tanti like. Su Twitter, come vedete, questa è stata citata 3 volte, questa è stata citata 1 volta. Su Google Plus non lo proviamo. Si aggiunge a Excel. Ad Excel? Sì, si aggiunge a Excel. E come vedete, per esempio, io potrei dirgli home page HTML title di questo, ok, lui mi va a estrarre il tag title da quella pagina e non ce l'ha fatta. Michele, questa è la cosa che succedeva a noi prima, ti ricordi? Forse. E il title non è nei primi 1024 bit. Ah. 3 byte, scusa, volevo dire. Vabbè, non ce l'ha fatta. Perché non è nel primo tappo. Addirittura i like si possono personalizzare scrivendo per esempio virgola comments, un attimo solo, lo rifacciamo, social, Facebook like, di questo, qui possiamo scriverci total, share, like or comments, che significa total mi estrae il valore totale, share mi spiega quante volte è stata condivisa quell'informazione. Dunque, questa informazione è stata condivisa 21 volte. Share. Social, Facebook like, di questo. Likes, cioè è stato proprio messo un like alla notizia 74 volte. Comments,
è stata citata nei commenti 10 volte. Sarebbe curioso di capire cosa c'è. Un account si tira fuori. Quella notizia, vediamo un po'. Vediamo un po' che notizia era. Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada. Tra l'altro, se noti, il title non c'è perché non c'è. Si può fare il parsing, vediamo un pochettino, home page, HTML1 di questo, ok, a quanto pare non ci riesce, proprio a livello di server non ci riesce. Dunque, la procedura che vi consiglio è, con sitemap voi potete estrarre la lista di tutte le pagine di un sito. Nella maggior parte dei casi la sitemap è visibile, questi siti particolari ne bloccano la visualizzazione. Sto cercando un sito che possa avere la sitemap. Guarda, Ansa c'ha la mappa del sito. Non è quello che voglio dire io. Per esempio www.startup.it. Ecco, questo è un sito che gestisco io, siccome so che cosa significa fare search engine optimization all'interno del robots.txt. Ecco qua, ci ho scritto questo, che è il tag che vi dicevo poco fa che si deve trovare nel robots.txt. Lo incollo qui e in questo modo ho la sitemap. Le sitemap possono essere fatte in modo di contenere al loro interno indirizzi di altre sitemap. Per esempio la sitemap dei post è questa. Dunque, questa qui è la lista di tutti i post. Copialo. Mi metto qui. Dati. Da altre origini. XML. Ok. E continuare sì. Ok. Ok, dunque ho ottenuto questa cosa, non dovevo cliccare. Mi estraggo questa cosa qui, la incollo. Quale di queste pagine ha ottenuto più like, ad esempio? Oppure vi faccio vedere che l'HTML funziona. HTML title di questo. Ok. E lui mi va a fare il parsing della pagina e mi tira fuori il title. Attendete, perché deve fare l'aggiornamento. Cioè in questo momento si sta andando a prendere a uno le pagine e sta andando a estrarre, infatti in questo modo è in questo momento è bloccato il computer, perché deve andare a chiamare a uno le pagine. Deve analizzare i bit, byte. Sì, sì. Addirittura potrebbe averlo bloccato volutamente il mio server, perché se vede un certo numero, ecco ce l'ha fatta, un certo numero di interrogazioni, ecco come vedete ha estratto gli H1. Dunque per ogni pagina ha estratto i titoli delle pagine. Qui potrei dirgli social, Facebook, di questo, totale, non mi interessa, ok, estraili. Ecco qua, in questo modo scopro il numero di like per ogni pagina. Ed è un metodo veloce per scoprire quali sono gli interessi più popolari. Questo attraverso la pagina di Facebook? No, Facebook. No, indipendentemente. Perché praticamente Facebook tiene un archivio di tutti i like di qualsiasi URL che c'è nel mondo. Cioè anche se tu una cosa non ce la vuoi mettere su Facebook, anche se non hai una pagina, hai i pulsanti Facebook, Facebook ci può andare tranquillamente. Se la gente lo condivide è perché lo vuole condividere, però in questo modo tu interroghi l'open graph e lo puoi misurare questo valore, e con questa estensione per Excel tu puoi fare questo tipo di operazioni. L'open graph per quella più analizzata la pagina lì, ma l'open graph riferito a quella pagina. Esatto. E dunque la pagina estraendo guardando altri fattori
estrarre contenuti, interrogare il tuo Google Analytics anche, fare scraping, fare interrogazioni sui social, è un'estensione molto molto potente. Basta che cerchi su Google, sì, le slide ve le do, non vi preoccupate. Basta che cerchi su Google SEO Tools Excel e da lì te la puoi scaricare. Esiste in versione 32 bit e 64 bit, dipende in base a quale tipo di Office avete. Va bene. Dunque, con questo tool potete fare diverse cose. Dunque, riepilogando, individuate dove si trova la sitemap. Spesso l'indirizzo della sitemap è scritto nel file robots.txt. In questo modo estraete la lista di tutte le pagine che ci sono, la su Excel, tools, e fate delle operazioni. C'è un tool molto carino che permette di estrarre la lista delle pagine, che si chiama... No? Sì, dicono un tool più... Ma quindi conta anche quelli, ecco qua, di Google Plus. Sì, si chiama Screaming Frog, è un piccolo robot, eccolo qua, dice dammi l'indirizzo dell'URL di cui fare lo spider, www.comune.bari.it, start, e lui inizia a estrarre status code 302. 302 è un redirect. Aspetta un istante, diamogli diamogli quello vero, perché significa che non esiste. Ecco qua, perché quello vero è questo. Start. E in questo modo lui ti estrae tutti gli URL. Ci lavora sopra. Vedete? E così prendete questa lista, la date a Excel. Se non trovate la sitemap, a mali estremi, estremi rimedi. E potete fare operazioni di questo tipo. Che sì, gli URL che trova nella pagina e in quelle pagine che trova. Esatto, ed estrae, ed esplora tutti i link. È un'applicazione, si chiama Screaming Frog. È uno spider. Alla fine, quando finite, c'è export. Vedete, potete salvare. Puoi anche filtrarli per sì, 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 sì. Code, no? Export tutte link, in che formato? In CSV, ve lo esportate e ve lo importate dove volete. In questo modo potete fare un'analisi su un sito, vedere quali sono le pagine più popolari, quante pagine ci sono sul sito di... Vabbè, questo lo scoprite con Google, lo sapete. Site, due punti, comune.bari.it. Però vedi quello che è indicizzato, no? Sì, certo. 61.600 risultati. Links, vedi i link. Per esempio, gli chiedete quanti file Excel ci sono nel sito del comune di Bari. Questo lo sapete, no? 20. Quanti PDF ci sono? 2510. Però in questo modo potete estrarre queste cose. Va bene. Questi sono dei tool, dunque, che vi consiglio. Screaming Frog lo trovate su Google. Screaming Frog. Ecco qua. Lo scaricate. Sì, sì, è gratuito. Viene utilizzato per fare analisi SEO sui siti. Ok? E permette di fare tante analisi carine. Che succede? Che mi menzionano, vediamo che mi dicono. Ma questo tool per i social come si chiama? Mi ha menzionato per i tweet. Spiega come funziona il robots.txt. Aiuto. Luigi. Vabbè. Luigi segue tutti. Super suggerimenti con Google, ci lascerai le tue slide, certo. Va bene, poi vi lascio tutto. Ok, andiamo avanti.
Dunque, abbiamo visto fino ad ora alcuni metodi per lavorare con OpenRefine, pulire i dati e così via. Un tool che permette di catturare tabelle da un qualsiasi sito e importarle su Excel. Alcune istruzioni su Google Docs che ti permettono di lavorare sulla lingua, di importare file XML, HTML, eccetera. Questo tool che ti permette di estrarre informazioni da una pagina oppure di avere informazioni su una pagina. Adesso invece vi parlo di uno strumento, a mio parere, potentissimo, che si chiama Google Fusion Table. Allora, Google Fusion Table è innanzitutto una estensione per Chrome. Basta che voi cercate Fusion Table su Google e ottenete questo risultato, tables.googlelabs.com. Che è essenzialmente appunto un'estensione per Chrome. Cerchiamo Chrome, eccolo qua, Chrome Extension, che si può installare e aggiungere. Come vedete, già esiste. Le ultime versioni di Chrome vi installano nell'avvio applicazioni una lista di applicazioni che avete installato su Chrome, oppure vi installano questo pulsantino, applicazioni, dove c'è la lista delle applicazioni che avete installato su Chrome. Tra queste troverete Fusion Table. Cliccandoci sopra ti permette di fare le classiche operazioni da foglio elettronico, cioè aprire un dataset che già esiste, da questo computer, da un computer remoto, su una tabella remota, da Google Spreadsheet che hai già installato, sul tuo Google Drive, scusatemi. Creare una tabella vuota con la quale cominciare, oppure utilizzare appunto delle tabelle già esistenti. Vi faccio vedere un esempio. Oppure delle tabelle già esistenti sarebbero queste qua, che adesso vi farò vedere. Dunque, cominciamo da zero. Applicazione. Facciamo l'esempio mappa. Fusion Table. Darò a Fusion Table in pasto un file già pronto, scegli file, apri, next, è un file, ve lo faccio vedere, che contiene dei nomi di farfalle, un link alla loro immagine, la coordinata dove sono state avvistate e così via. Me lo fa vedere. Logicamente in un file CSV il primo rigo indica la descrizione del file, l'anno in cui è stata avvistata e le coordinate geografiche, latitudine e longitudine. Immaginate, noi abbiamo l'indirizzo, sono farmacie, abbiamo la latitudine e la longitudine e lui me la estrae. Clicca next, nome della tabella, eccetera, eccetera, finish. Lui mi ha elaborato la tabella. La cosa bella è che automaticamente mi crea una sezione in formato mappa. Eccola qui, cliccandoci sopra, lui mi costruisce un fumetto che può essere
è personalizzato e che logicamente si può condividere. Cioè lo puoi condividere come link con altri, come embed all'interno di un sito, facendo file. Quindi prendo informazioni, prendo diverse informazioni e poi te le integrali. Tu hai costruito il tuo CSV, dove dentro ci sono le coordinate, puoi personalizzare il fumetto per renderlo più carino, adesso ti farò vedere un esempio di un fumetto personalizzato, e poi puoi dirgli prendi questo elemento e rendilo visibile all'interno di un altro sito. E puoi creare una vista, ad esempio, e decidere che all'esterno devono essere visibili soltanto alcune colonne e non tutte. Per esempio, queste colonne non te le faccio vedere. Puoi decidere appunto che tipo di vista creare, oppure applicare un filtro dove ci metti, questi sono casi riservati che non devono essere mostrati. Mostra soltanto il record dove caso riservato è falso. Dunque puoi decidere di filtrare per riga e per colonna e di mostrare all'esterno, di condividere una vista, non l'intero dataset. Ma questo è soltanto un esempio di applicazione di Fusion Table. Guardate, da qui, Change Info Window Layout, si può modificare l'HTML del div del fumetto. Per esempio, io potrei dirgli che il nome della spesa, invece che B, deve essere H1. H1 slash H1. E togliere questo slash B. Save. No. Ecco, come vedi, è un aggregatore. E Fusion Table nasce come strumento che permette, ad esempio, di creare relazioni tra tabelle. Nella logica dei database relazionali, quello che avete fatto sempre voi è stato collegare una tabella ad un'altra. Immaginate la tabella della città con la tabella delle province, per sapere per ogni città a quale provincia appartiene e ogni provincia a quale regione appartiene e così via. Noi possiamo specificare, avere più tabelle di input e dirgli fai il merge di questa tabella con questa, di questa tabella con questa. Però Fusion Table non si limita soltanto a creare relazioni tra tabelle, ma può creare anche relazioni tra tabelle e geometrie. Ad esempio, avete una geometria che descrive i confini dei comuni di una regione, e in questa geometria il link è il nome del comune, oppure il codice ISTAT di quel comune. Dall'altro lato avete una tabella che proviene dall'Istat, che ha come prima colonna il codice Istat, e poi popolazione, disoccupazione, unità locali, industrie e così via, e voi gli dite di fare il join tra il codice Istat della tabella dei dati e il codice Istat della KML che disegna i confini su una cartina geografica. E in questo modo potete dirgli colorami quel comune di un colore differente in base al valore contenuto in un'altra tabella. Adesso vi faccio vedere l'esempio. Ma avete capito? Sì, sì, sì. Ok. Dunque, per questo il concetto è Fusion Table, perché permette di fondere tabelle. Dunque, innanzitutto è uno strumento che permette di fondere tabelle, di fare il merge tra tabelle, ma permette anche di rappresentare i risultati. Qui ci sono una serie di esempi che potete consultare. Quello che vi ho fatto appena vedere è listato nell'help. Come vedete qui hanno formattato il risultato. Qui c'è il file, il dataset che ho importato. È un file CSV che ho importato. Basta semplicemente importarlo e rappresentarlo. Come vedete si può personalizzare il fumetto cambiando l'HTML e farlo diventare così, ad esempio.
integrabile in spreadsheets? No. Ha scritto sopra? Sì, diciamo similarmente, ma non in maniera... È uno strumento a parte. Il file si salva in Google Spreadsheet. Vabbè, si possono fare dei filtri, però quello che vi voglio fare vedere è, per esempio, la possibilità di condividere. Ecco qua, che cliccando su Publish puoi decidere di fare l'embed. Perciò ve lo faccio vedere. Su Drive lui automaticamente mi ha salvato la tabella, perciò ci sarà un nuovo file senza nome. Ecco qua, è questo ultimo delle 16:33, il nome l'ha preso automaticamente dal nome del CSV. Perciò, file, dove è andata a finire, publish, si può ottenere l'HTML da incollare all'interno di un sito e qui decidere la dimensione. Logicamente bisognerà cambiare la visibilità, cioè da qui, share, per fare in modo che sia visibile a tutti, devi cambiare la visibilità da privato a pubblico. Altrimenti lo potrà vedere o chi ha il link, oppure soltanto le persone a cui hai concesso l'accesso. Dunque inviti le persone a una tramite l'autenticazione di Google. Sulla mappa come si fa? Non mi ricordo. Guarda, hai la mappa. Ah, ecco, lo dicevo. Ho capito. Tools, Publish. E qui ti devi copiare questo. Copia. Questo è un editore di testo che vi consiglio. Sublime, sì, lo stavo dando altro. Io uso solo questo per programmare. File. Salva. Test.htm. No, ho sbagliato. Embed file, perché per funzionare deve essere su un sito web, perciò mettiamolo su un sito web. Il mio amico Maurizio non avrà male se io lo metto sul suo sito web. Così gli date pure un'occhiata, pubblicità. www.visitingsicily.it/testhtm. Perché non funziona? Magari lo metto pubblico, che dite? Vediamo. In attesa di risposta. Ci sta pensando. Eccolo qua. Logicamente, cambiando la dimensione, facendolo più grande. Prego. Funziona con i marker cluster questo? Che cosa vuoi dire? Cioè, mi fa il clustering anche dei dati? No. Considera che è velocissimo comunque. Infatti, Fusion Table viene raccomandato rispetto a Google Maps classico quando il volume dei punti è superiore a 300. Addirittura? Sì, perché è molto più veloce nell'esecuzione. Più veloce nel cluster?
Cioè, se devi rappresentare un grande volume di punti, ti conviene rappresentarlo tramite table. Volume di punti variabile tipo non da me controllabile, questo. Tu puoi tramite delle API collegare Google Drive con un tuo database in modo che aggiorni sempre la parte reale e fare vedere a Fusion Table il tuo file che si trova su Drive. Cioè, sostanzialmente ho una mappa, ho una mappa utenti adesso, sì. Del mio sito, una mappa utenti di tutta Italia, quindi va a centro, faccio il market cluster e funziona, ok? Sì, sì, chiaramente la aggiorno a mano perché devo passare i dati del log. Sì, perché chiaramente la rigenero se serve, non la faccio live. E quindi così, invece in questo modo non devo fare più il lavoro io, ma me lo fa il service. Allora, vi faccio vedere qualche altro esempio. Questa è una mappa a intensità. Qui, che cosa ha fatto? Quello che vi dicevo poco fa. Facciamo il merge tra un KML che ripropone i confini degli stati degli Stati Uniti, lo associamo ad un database di valori, per esempio quali sono la percentuale di case riscaldate a gas rispetto alla percentuale di case riscaldate a metano, e poi applichiamo su una colonna la rappresentazione ad colore per intensità. Cioè fallo più chiaro nel caso è più basso il valore, fallo più scuro nel caso il valore è più alto. E qui ci è spiegato come fare la combinazione dei due dati e poi come fare la rappresentazione. Allora, vediamolo. È stato già fatto. Il risultato sarà questo. Facciamo che ve lo fate voi come esercizio. Vi faccio vedere il risultato. Vi do il link e ve lo fate. Attendiamo. Dunque, dato un KML, sapete cosa sono i file KML? Allora, i file KML sono i file di Google Earth. Sapete cosa sono i file SHP? Gli shape di ArcInfo. Cioè, i sistemi informativi territoriali generalmente gestiscono dei file che sono con estensione SHP. Gli shape, ESRI, è un formato commerciale, ma di fatto esistono degli strumenti che ti convertono i file SHP in formato KML. Uno di questi è shpescape.com, che è listato anche nelle slide. Dunque tu gli dai un file SHP in origine, lui te lo converte, te lo va a mettere in Fusion Table direttamente, basta, neanche ti permette di avere l'HTML, ti prendi il KML e te lo mette su Fusion Table. Dunque voi dal sito dell'Istat, per esempio, vi potete scaricare gli SHP dei comuni italiani, l'SHP delle regioni, l'SHP delle province, l'SHP delle localizzazioni delle caserme, dei porti. Esiste una pubblicazione dell'Istat molto interessante che si chiama Atlante Amministrativo Istat, dal quale vi potete scaricare un sacco di file SHP. Atlante di Geografia Statistica Amministrativa dell'Istat. È antico, è del 2009, però ci sono 135 mega di cartografie dove ci sono i porti, gli aeroporti, non è che ne creavano uno ogni giorno, perciò, insomma, ci sono tante informazioni e voi attraverso shp.com oppure QGIS, di QGIS ne avete sentito parlare? Sì. Avete fatto una lezione su QGIS, perché gli altri sono perplessi? Perché non stavate a lezione? Ok, oppure tramite QGIS si può fare una esportazione, cioè prendi il file SHP e salvamelo come KML. Il file KML lo prendete e lo mettete su Fusion Table. Qualsiasi cosa sia, ha un codice di collegamento, codice Istat del comune, codice internazionale del porto. La potete collegare ad un'altra tabella. Numero di arrivi annuali per aeroporto. PMO sulla mappa, PMO 5 milioni di visitatori, li collegate e fate i colori, l'intensità.
Esatto, e in questo modo cliccando sul fumetto PMO ti appare una tabella dove per anno ti fa vedere il numero di visitatori e dentro il fumetto possiamo metterci anche un grafico ad esempio, perché è possibile anche inserire grafici all'interno dei fumetti basati su dati presenti sulla tabella. Si possono fare più merge. Il KML deve essere uno solo, cioè la cartografia di base. La cartografia di base è una sola, che poi tu puoi colorarli di colore differente. Ti faccio vedere il risultato qui, per esempio. Mappa. Ecco, come vedi, come si è ottenuto questo risultato? Qui c'è il KML degli stati americani, una tabella di dati, e io qui, change map style, gli ho detto fill color basato sui dati presenti nella colonna percentuale delle case riscaldate principalmente con gas. Cambiali con percentuale delle case riscaldate principalmente con elettricità. Salva, qui posso decidere i colori come devono cambiare e all'interno di quali classi. Salva. Ed ecco qua. Se guardiamo i dati, queste sono tutte le i nomi degli stati, i dati vari. Qui è stato effettuato il merge con il KML. Io avevo inteso un'altra cosa, sapevo che diciamo, le linee fossero riferite a magari comuni all'interno degli stati. No, no, in questo caso sono stati direttamente, perché logicamente devono essere collegati, cioè se io ho una mappa di stati, nella tabella ci devono essere dati che riguardano gli stati, perché ci deve essere un punto di contatto, il nome dello stato. Tu puoi fare prima un merge, allora dovresti fare un'elaborazione a monte, dove fare un group by, per esempio hai tutti i comuni, cioè, ci aggiungi la regione, fai la somma e poi colori le regioni sulla base della somma, e dunque devi passare un raggruppamento. Ti faccio vedere qui. Qui arriva ad un certo punto nell'help, ti dice collegami questa tabella con lo shape, nella tabella il campo è Q-Digit District, invece nello shape il campo è ID. Cioè devi indicare tu a Fusion Table qual è il punto di contatto, in modo che lui possa fare la fusione. Uguale. Dunque, come vedi, alla fine il risultato è questo qua. Vi faccio vedere altri esempi che si possono fare con KML. Ma solo con chiavi funziona il merge o anche magari con un collegamento testuale? Chiavi, testi, numeri, può essere l'ID del codice del comune dell'Istat, il nome del comune. Ad esempio ti faccio vedere un esempio che è fatto col nome del comune. Dunque qui ci sono degli esempi che voi vi potete fare. Vi faccio questo esempio qui. Questa è? No, questa cartina geografica cosa rappresenta? Bari Vecchio. Come ho fatto io a creare questa cosa? Allora, guardate. OpenStreetMap lo conoscete, no? OpenStreetMap. Esatto. Dunque io posso ad esempio zoomare, facciamo un'altra area, quale area mi consigliate? Burattiano? Non so dove si trova. Quella delimitata fra il giallo, che è la stazione. Il giallo è la stazione, questo spazio qui. Sì, esatto. Ok? Va bene, e allora... Si potrebbe recuperare
tramite, vabbè, export data. Come vedete qui si può essere molto precisi, manually select, ecco. Fino a qui, no? Sì. E magari saliamo un po' su. Prendi la stazione. La escludiamo, questo pezzo. Esporta. Dunque, lui che cosa fa in questo momento? Ci sono dei monumenti qui, per esempio, in quest'area? Qualche piazza. Ecco, lui sta estraendo un file che si chiama map.osm. Da qui lancio QGIS. Quantum GIS. A Quantum GIS ho aggiunto un plugin che mi permette di importare i file di OpenStreetMap. Quantum GIS però, questo non è gratis. È gratis. È gratis. Ah, sì. È open source. È troppo? Allora, avendo installato questo plugin, plugin OpenStreetMap su QGIS, mi spunta questo pulsante con il quale io posso importare una mappa. Apri. Che cosa vuoi importare da questa mappa? I punti turistici, ad esempio. Clicco su OK. Vediamo dove sono. Non è scuso che lì non ti dica. Eccoli lì, là. Che non c'è niente. Allora faccio il caccia cavallo. E che sta là? Sì. Ok? Dunque io posso dirgli, non voglio le linee, non voglio i poligoni. Che cosa sono questi poligoni? Apri tabella degli attributi. E sono parco, teatro, e così via, sono i poligoni, invece i punti sono, apri tabella attributi, bar, ristoranti, ecco perché so se, bar, ristoranti, salve, e così via. Dunque immaginiamo che vogliamo importare sia che questi qui li rimuovo. Bene. Va bene? E allora, logicamente su QGIS voi potete fare delle elaborazioni, eliminare pezzi e tutto il resto. Prendere il layer dei punti, per esempio, e dirgli layer, salva con nome, salvalo come KML, come lo chiamiamo, test bari. Ok, esportazione fatta. Dove l'ha salvato? Immagino nella stessa cartella. No, andiamo a controllare dove lo salva. Layer. Salva con nome. Test. Vari. Sfoglia. Salviamolo in download. Salva. Ok. E infatti adesso ce l'abbiamo qua. Test vari. Allora, che facciamo? Apriamo Fusion Table. Scegli. Va, test bari. Dov'è? Nel download? L'avevi messo? Sì, download. Sì, preferiti. Ecco. Test bari. Apri. Prossimo. Prossimo, fine. Difficile. Mm.
logicamente abbiamo una tabella dove ci sono delle informazioni che noi prima di mandare potevamo elaborare con refine, eliminare le virgole, tirare fuori soltanto le pizzerie, quello che è, in modo da colorare di colore diverso i vari pallini, ad esempio, ma quello che otteniamo poi è questo. Ok? Ma a livello di dati, questi puntini come sono memorizzati? In questo momento sono così. E le coordinate dove stanno? Dentro qua, geometri. Ah, ok. Perché gli abbiamo mandato un KML. Ok. Però non lo fa vedere. Sì. Ha un oggetto. Sì, sì, sì. Dentro un oggetto KML che di solito è un lat long, poi se ci clicco sopra, description, name, così via, entity, eccetera, eccetera. Però logicamente se noi questo file, certo, prima di mandarglielo, lo elaboravamo prima con refine, lo tagliavamo, lo spezzavamo, estraimi tutte le pizzerie e così via, cioè noi avevamo una mappa di luoghi che non abbiamo fatto nessuna fatica a creare. Se fossi italiano gli mettevi il logo delle poste, sì. E abbiamo già tutte le coordinate perché già ci ha pensato qualcun altro a elaborarle. Scusa, mi sfugge, in che passaggio praticamente sono entrate queste informazioni? Quantum GIS? No, erano già dentro OpenStreetMap. Ah, ok. Erano qui le informazioni. Okay. Quantum GIS l'ho usato solo per convertirlo. L'ho usato soltanto per convertirlo in KML. Perfetto, okay. Col ma mi può servire per convertire, eliminare il record che non mi servono, aggiungerli, modificare i testi, aggiungere colonne. Qualcuno ha già mappato qui. Esatto. Dunque, può essere utile, dovete fare un'applicazione, un servizio, una ricerca, collegare dati, e in questo modo potete fare tutti i collegamenti che volete. Altro esempio, io questo esempio per esempio l'ho fatto in Sicilia, vi faccio vedere. Fusion Table. Immaginate, avevamo, no, scusate, ogni volta... sbaglio link, perché è quello che voglio farvi vedere un'altra cosa, questo. L'anno scorso è stato fantastico, elezioni elettorali di tutti i tipi a Palermo, comune, nazione e così via, e una delle mappe che abbiamo fatto è stato indirizzo elettori, cioè avevamo un database di persone che erano affiliate ad un ufficio elettorale per il quale stavo facendo una consulenza. E allora dovevamo decidere dove andare, la coordinata non te la dà. No, cioè se la tiene per sé, non ti permette di esportarla completamente. Te lo fa molto più velocemente, te lo fa senza limiti di uso, te lo fa subito, però non te lo fa usare come output per poterlo riutilizzare in un tuo servizio. Cioè tu potresti utilizzarlo come geocodificatore, sì. E invece Google dice no. Non lo puoi usare come geocodificatore. Semplicemente partendo da una lista di indirizzi. Un altro esempio, questo, così come quello americano che abbiamo visto poco fa, cioè che abbiamo fuso un KML dei confini con una tabella di dati, io qui ho una lista di comuni, la popolazione in vari anni, e lui mi fa l'elaborazione dove mi ha messo come sfondo il colore del comune basandosi sull'intensità di qualche cosa, scopriamo che cosa, da change map style abbiamo visto, fill color basato su un gradiente della popolazione 2001 oppure popolazione del 91, applica. E dunque cambia leggermente i colori, come vedete non è cambiato niente, sostanzialmente. E poi ogni comune è il contenuto della tabella. Vi faccio vedere un altro esempio. Un fumetto ben personalizzato. Questa informazione proviene da un flusso open data del comune, che è stato preso, importato in Fusion Table, sistemato, geolocalizzato e poi è stato formattato
fumetto. In questo modo otteniamo questo risultato. Ci ho messo il logo, il nome del comune, una tabella dentro. Infatti se noi andiamo a guardare, Tools, Change Map Style, no, scusatemi, non è Change Map Style, è Change Info Windows Layout. Come vedete, dentro ci ho messo una tabella con bordo zero, riga, IMG, cioè prenditi il logo del comune da un indirizzo esterno, qualsiasi, e mettilo là dentro. Mettici il nome del comune in formato H1 e poi crea una tabellina dove in una colonna ci metti la chiave e nella colonna accanto ci metti il valore. E in questo modo fa chiave, valore, chiave, valore, chiave, valore. La mappa che ottieni la puoi prendere e la puoi esportare come embed, come vi ho fatto vedere poco fa, dunque renderla visibile in un qualsiasi sito web. Dunque vi rendete conto che Fusion Table diventa uno strumento veramente semplice per creare connessioni tra tabelle, connessioni tra tabelle e carte, ed è utile per la rappresentazione di informazioni all'interno di un fumetto corrispondente al risultato di quel valore. Io qui dentro, per esempio, al posto del logo del comune, oppure accanto sotto, ci potevo mettere la fotografia dell'edificio, prelevandola, cioè se io nel database creo una colonna foto, dove ci metto l'URL della foto, gli dico rappresentami l'URL della foto presente. E così lui mi faceva vedere la fotografia dell'edificio. E perciò dentro il fumetto ci posso mettere queste informazioni. Ad esempio, vi dicevo, in Fusion Table posso metterci... Scusate, il fumetto è un grafico. Sì, vi faccio vedere il grafico. Questo qui è un esempio di fumetto che mostra all'interno un grafico. C'è l'help. No, non c'entra niente. Fa vedere questo qui un grafico, però si può fare pure di mettere un grafico dentro il fumetto. Cioè, immaginate per esempio un grafico che mostra la variazione. Facciamolo con questi dati. Con questi dati qui. Change Windows Layout. Vediamo un po'. No. Change Map Style. No. Aggiungi. Grafico. Grafico lineare. Popolazione del 2001. Sono dati molto simili. Questa è la distribuzione della popolazione, ma non è un'informazione che volevo, non è questo quello che volevo farvi vedere. Lasciamo perdere. Remove. Si potrebbero fare delle elaborazioni e pubblicare anche le elaborazioni. Va bene. Allora, riepiloghiamo Fusion Table. Come hai fatto? Avendo iniziato poi a... Lo fa automaticamente? Sì, lo fa lui automaticamente. Comunque, se non lo fa, c'è l'opzione geocode. Tu gli dici qual è la colonna. Ciao, arrivederci. Gli dici qual è la colonna che lui deve geolocalizzare e lui la geolocalizza. Ok? Un indirizzo normale, sì. Infatti l'esempio che ti ho fatto vedere, quello degli elettori, partivamo da un indirizzo normale e lui l'ha geocodificato tranquillamente. Come se facesse automaticamente quel passo che avevo fatto prima con Google Refine. Sì, però mentre Google Refine mi restituisce le coordinate, ti dicevo, questo non me le restituisce. Guarda, io qui ho soltanto una colonna, indirizzo completo, file, geocode, begin geocoding, lui mi dice la colonna è già stata totalmente
geocodificata, non ha bisogno di essere ulteriormente geocodificata, però non mi ha restituito le coordinate, non me le fa vedere. Anche se faccio un export di questa cosa, lui non me lo restituisce. Se faccio un salvataggio di questa tabella, non mi permette di avere queste informazioni. Invece tu puoi fare prima il lavoro, mandargli le coordinate e lui allora ti fa la rappresentazione latitudine e longitudine, così come abbiamo visto per esempio in uno degli esempi che abbiamo fatto, quello dei puntini di Bari, c'era la colonna latitudine e longitudine e lui me l'ha rappresentata, per esempio. Allora, riepilogando Fusion Table, si installa un'estensione su Chrome che ti permette di importare file. Ci sono una serie di esempi che vi suggerisco di provare, li abbiamo visti, quello che è delle farfalle, dove c'erano le coordinate latitudine e longitudine, è la fotografia della farfalla, e lui ti crea per ogni punto di coordinata latitudine e longitudine, ti ha creato il fumetto che puoi personalizzare. Perciò quell'esempio già è un ottimo punto di partenza. Voi avete una lista di farmacie, uffici comunali, scuole, quello che volete voi, basta che gli date un pasto, un CSV, e lui fa l'elaborazione, la mappa, poi la prendete, ottenete un embed che potete incollare in qualsiasi sito web, così come fate con Google Maps, che potete fare l'embed di una mappa e incollarlo in una mappa, la stessa cosa, solo che questa volta è una mappa aumentata, perché contiene informazioni supplementari che avete aggiunto voi, un'immagine, delle informazioni provenienti da un database e altro. Oppure una mappa speciale che contiene dei confini che si colorano in base ad un'informazione. Voi potreste per esempio caricare una serie di file provenienti da OpenStreetMap e decidere che tutti i monumenti devono essere di colore rosso, tutte le pompe di benzina devono essere di colore blu, e dunque distribuire queste informazioni e accendere i pallini di colore differente, e cliccandoci sopra il fumetto ti fa sapere che tipo di oggetto hai davanti. Di colorarlo di un colore differente. C'è, certo. E dunque e la cosa importante è che non è un'informazione che vive soltanto all'interno, ma può essere esportata all'interno di un qualsiasi altro sito web. Abbiamo fatto l'esempio esportando dati, prendendoli da OpenStreetMap, rielaborandoli dentro QGIS per ottenere un KML che abbiamo importato all'interno di Fusion Table. Vi ho fatto vedere com'è possibile cambiare un fumetto, è semplicissimo, HTML, e ci abbiamo messo un login, una tabella e delle informazioni. E adesso parliamo di un altro strumento di Google, perché voi non ci credete, ma il tempo passa. Sono 2 ore e un quarto che parlo. No, no, nessun problema. No, 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 non ti preoccupare, perché ancora c'è un po' di roba da raccontare e voglio finire entro le 18, orario in cui vi ho promesso che vi avrei liberato. Allora, il strumento di cui vi parlo adesso si chiama Google Public Data Explorer. È uno strumento poco conosciuto a livello italiano, ve lo faccio vedere. Che cosa permette di fare? Permette di inviare dei grossi volumi di dati e di esplorarli attraverso un'interfaccia grafica. Partiamo dalla fine, o meglio dall'inizio. Come si fa a mandare flussi di dati a questo sistema? Se voi siete una autorità che ha tra i suoi obblighi, tra i suoi impegni nei confronti della società, quello di pubblicare dei dati, potete farvi riconoscere come produttore di dataset e potete farlo tramite questo link. Se tu sei un data provider ufficiale, clicca qui per essere listato come partner di Google, riempendo questo form. Dunque si riempie questo form, tu dici che organizzazione sei, governativa, education, non profit, commerciale e
così via, pubblichi dati a Google, loro ti danno un accesso, logicamente, e tu potrai avere i tuoi set di dati da pubblicare, che devono rispettare il formato DSPL, che vi faccio vedere. È questo qui. Dunque, tu hai dei dati, li pubblichi in formato DSPL su Google. Google ti permette di consultare queste informazioni attraverso questa interfaccia che si chiama Google Public Data, che adesso vi faccio vedere è molto potente. Qui c'è, sostanzialmente è soltanto un metodo per incapsulare dei metadati descrittivi su un flusso di dati che può essere XML. Non è niente di complesso. Qui c'è un tutorial che spiega tutto. È molto semplice da la produzione di file in formato DSPL. Qui spiega veramente passo passo come fare questo tipo di conversione. Nel momento in cui i tuoi dati sono pubblicati in formato DSPL, possono essere esplorati su questa interfaccia così. Penetrazione della banda larga in Europa. Tasso della penetrazione di banda larga, per esempio, in Italia e in Grecia. Togli l'Unione Europea. Ok? Dunque, io ho preparato il dataset, l'ho impacchettato secondo i canoni di Google. Google mi permette di renderlo pubblico e visibile attraverso un'interfaccia grafica così. Questo logicamente è un caso semplice. Torniamo, vediamo un caso un pochino più complesso. Public data. Questi sono soltanto quelli che sono stati tradotti in lingua italiana. Immaginate che in lingua inglese ce ne sono molti di più. Ecco, come vedete, per esempio ambiente, aree marine protette. Ma dove? Nel mondo? In Europa? Nessun dato disponibile per l'Europa. Ottimo. America del Nord. Ma puoi fare la suddivisione soltanto in Canada e negli Stati Uniti. Ok? Ecco qua, e ti rappresenta i dati. Cambiare, consumo di elettricità pro capite. Restringere l'asse temporale. E così via. Perciò tu passi il tuo volume di dati a Google, secondo il formato DSPL, e lui ti permette... permette al tuo pubblico di interrogare le informazioni attraverso un'interfaccia di questo tipo, che ti permette di restringere i limiti temporali, di confrontare attori differenti. Questa è fruizione di Big Data, Open Data? Logicamente non è Open Data perché cioè, non ti permette di esportare il dato, però tu puoi dire, tu puoi dire qui dati forniti da Banca Mondiale, cioè se tu fai il click ti permette di accedere alla base di dati, alla fonte, di scaricarti i dati e così via. Questo è uno strumento che ti permette di comprimere i dati e di visualizzarli graficamente attraverso questo tipo di interfaccia, di cambiare le informazioni, come vedi. La visualizzazione. Vedi, visualizzazione geografica e così via. Cambiare le scale, ottenere il link. Una cosa è che lo fa Google, che raccoglie i dati di tutto il mondo. Vi faccio vedere, quelli erano soltanto i dati italiani. Lui logicamente mi avverte, mi dice sei uno sfigato perché vivi in Italia, passa alla lingua inglese, tu gli dici inglese, e i dataset diventano... Vabbè, ce ne sono 127 dataset in questo momento. E dunque puoi vedere i dati...
da esplorare, soprattutto per prendere spunto di come una big company ha affrontato questo problema. Certo, certo, assolutamente. Puoi sostituire i dati, aggiornarli, fare tutto quello che vuoi. Qui trovate nelle slide la directory, la lista di tutti quelli pubblicati, come fare a inviarglieli e le istruzioni per pubblicare seguendo il formato DSPL. Per concludere con la lista di questi set, vi parlo di una serie di strumenti che vi possono tornare utili. Uno è questo, ve ne avevo già parlato a proposito di Google Refine. Si chiama Freebase. Freebase è uno spazio pubblico simile a Wikipedia, dove si basa anche su molti dati presenti su Wikipedia, dove è possibile pubblicare le didattiche. Sì, per esempio per location, ecco qua, che tipo di informazioni ti servono? Città, paesi, nazioni, indirizzi, codici postali, dipartimenti francesi, ci potrebbe essere regioni italiane, Italian region, province italiane, comuni italiani, regioni italiane, fatto nel 2007 da Jeff, 20 record. Vediamo un pochettino. Quello è lo schema, questa qui dovrebbe essere la tabella. Lazio, Piemonte, Sicilia, la capitale, il tipo, l'articolo e così via. Dunque, questo flusso è possibile interlocarlo con Refine. Cioè voi potreste collegare, tirami fuori la lista delle regioni italiane che si trova su Freebase, e per ogni regione collegaci, estraimi le informazioni provenienti da Wikipedia oppure dall'Istat o da quello che vuoi tu. E con Refine si possono restituire informazioni aggiornate a Freebase. È un progetto di Google, vi consiglio di dargli un'occhiata. Altro tool che vi ho già raccontato, Shape Escape, che vi permette di prendere i file shape di Esri, gli SHP, e di convertirli in formato KML e di portarli subito su Fusion Table. Però come avete visto anche QGIS fa la stessa cosa, cioè tu prendi la tabella di il file SHP, lo importi in QGIS, dici salvano in KML e lui te lo salva in KML. Un tool molto carino che si chiama Open Data Kit è una serie di tool che vengono utilizzati, diciamo, per attività sul campo di carattere geografico. Ti permette di crearti un tuo spazio sul loro server e di collegare un'applicazione mobile per Android al tuo spazio in modo da mandare gente sul territorio ad annotare informazioni su questa tua tabella. Immaginate, rileviamo gli alberi di olive che ci sono in un'area. Gli diciamo su quale tabella li devo andare a scrivere. Qui, gli abusi edilizi. Se ne vanno in giro. Immaginate per esempio, i vigili urbani che camminano con la mappa delle concessioni della promozione nei cancelli e verificano se sono autorizzate oppure no in base al loro database, autorizzata, e poi fanno partire le multe, che ne so. No, praticamente tu qui ti crei un tuo spazio, una tua tabella, sì, e la puoi collegare ad un'applicazione per telefonino, in modo che le persone vanno in giro e possono inserire informazioni su questa tabella. Ah, quindi la possono aggiornarlo. Lo potete consultare, è un servizio open.
Vedi? Costruite la data collection. Qui c'è scritto come fare. E poi potete collezionare i dati. Da Google Play scaricate l'applicazione. Usate l'applicazione. Aggiungete i dati e in questo modo li trovate su questa tabella. È un po' il paradigma, hai presente, è Google Forms, che ti permette di creare un form dove raccogliere informazioni, la gente le inserisce. Qui non le inserisce manualmente, però le inserisce tramite un telefonino, anche geolocalizzandole. E questo è il concetto. Perciò è uno strumento molto carino che si può utilizzare senza essere costretti a dover creare un'applicazione mobile dedicata. E questo è il concetto. Qui c'è un bel esempio che vi consiglio di guardare per chi è che si è innamorato di Google Refine, un bell'articolo sul sito geojournalism.oeco.org. Che vi racconta un'esperienza di pulitura di un set di dati, spiegandovi passo per passo che cosa ha fatto, perciò dategli un'occhiata. È un bel sito questo, perché a parte tutto, diciamo, contiene una serie di articoli sul geojournalism. Perciò vengono citati una serie di strumenti che non fanno parte di questa lezione, che magari qualche altro docente vi ha raccontato, oppure che non vi ha raccontato nessuno, e che dunque è opportuno andarsi a guardare, come Processing, lo conoscete? Sì. Processing ha una potenza pazzesca, sì, per la visualizzazione di informazioni. Dunque qui ti spiega come lavorare con Processing. E OpenStreetMap, ne avete sentito parlare. Adobe Illustrator, Ushahidi, probabilmente ne avete sentito parlare. L'ho sentito. Un'altra risorsa molto utile è School of Data. Ne avete sentito parlare di School of Data? Vagamente. School of Data offre due risorse molto belle. Una è un libro, un handbook, che vi offre una serie di lezioni su come trattare gli open data, fare scraping, filtering, geocoding attraverso Google Docs e così via, ma ha anche una bella lista di risorse online dove sono elencati Google Chrome Scrape Extension, Spreadsheet, Scraper Wiki, per estrarre, pulire, nella sezione pulitura c'è Open Refine. Dunque, per ogni tipologia di tipo di lavoro che bisogna fare, analizzare R, chi lo conosce R? Mai usato, però sì. Jeffy, Fusion Table, ci ha raccontato, Jeffy, Many Eyes, eccetera, per condividere, GitHub e altri. Dunque, è una bella fonte questa, che vi può aiutare nel vostro mestiere. Un'altra bella fonte che forse avete... già qualcuno vi ha raccontato, è il Data Journalism Handbook. Qualcuno ve ne ha parlato? Sì. Questo è un classico, insomma. Anche qui troverete una serie di fonti, di casi di studio per analizzare dati, trattare dati, visualizzare dati, consegnare dati e così via. E questo è un caso che viene super citato, la visualizzazione del bilancio comunale di Imola. Ne avete sentito parlare? È un caso di studio che racconta come è stato pulito un dataset, elaborato e così via. E dunque anche questo è interessante da leggere per capire come ha fatto il lavoro e poi come ha rappresentato i dati. Ve lo leggete perché è molto carino come caso. E poi... non c'entra niente con tutto quello che vi ho raccontato, però è utile come interagire con altre API, e per esempio in questo link che vi offro viene raccontato come interagire per esempio con le API di Twitter
per scoprire come sono collegate, come sono collegati gli utenti di Twitter tra di loro e come rappresentare questo tipo di informazioni. Questo è un bel esercizio per chi ci vuole provare, perché per esempio ti permette di analizzare le interconnessioni tra utenti, preso un gruppo di utenti, con chi ha a che fare, come sono collegati tra di loro, scoprire quali sono le cricche. È molto utile come strumento, è un esercizio che vi suggerisco per chi vuole fare proprio l'advanced. Ci sono domande fino a questo punto su tutte le cose che vi ho fatto vedere? Pensate che sia stato chiaro? Sì? Chi di voi pensa che utilizzerà qualcuno tra gli strumenti che ho presentato? Quali strumenti vi sono piaciuti di più? Social Table? Quelli con le altre domande, tu cosa pensi che utilizzerai? Sia Social Table che Refine. Refine, ok. Va bene. Mi fa diventare una tabella mostra dati, quali sono i preferiti? Adesso invece, nell'ultima mezz'ora che resta, vi racconto dell'esperienza che abbiamo vissuto il mondo per data nel comune di Palermo. Tutto è cominciato l'anno scorso, contemporaneamente a Bari. Ricordo che c'era l'Open Data Day, è stato il 23 febbraio, eravamo in qualche modo collegati, ci scambiamo le fotografie e i baci sostanzialmente. Subito dopo che cosa è successo? Il comune non ha fatto niente di particolare e per questo motivo Andrea Borruso ha pensato di solleticare l'assessore e lui è un geomatico, ha scritto un bellissimo articolo sul suo blog, che è Tanto, che vi consiglio di leggere, dove ha sferzato, non in maniera lieve, il comune di Palermo dicendogli ma che è, non state facendo più niente, e da lì è nata il progetto di realizzare delle linee guida per gli open data all'interno del comune, che sono state realizzate da queste persone, Marco Alfano, Andrea Borruso, Giulio Di Chiara, Gerlando Gibilaro, il sottoscritto, Ciro Spataro e Davide Taibi, che hanno prodotto un documento che in questo momento non è pubblico perché è in fase di accettazione da parte del Consiglio, per indirizzare la struttura comunale al trattamento, gestione, pubblicazione di queste informazioni. Logicamente, dato che il documento non è pubblico, non posso dirvi tutto quello che è successo, che c'è dentro, però vi dico quali sono i contenuti di questo documento, questo posso farlo, questo è l'indice, sostanzialmente. Abbiamo individuato dunque delle linee guida, come ti devi comportare, caro comune, per trattare gli open data, come ti dovresti organizzare a livello di struttura interna per poter gestire questa attività, come dovresti pubblicare queste informazioni, e vi farò vedere nel dettaglio quali sono i metadati che abbiamo suggerito di aggiungere ad ogni set di dati, come si potranno riutilizzare questi dati, e poi una serie di appendici varie, tra cui riferimenti bibliografici. Allora, gli abbiamo detto come metodologia, seleziona i dataset, scegli tra tutti i database che hai quali pubblicare. Una volta che li hai selezionati, attiva delle operazioni di bonifica. Dunque, refine, aggiungi le coordinate, tutto quello che vuoi per migliorare questi dataset. Metadati. Arricchiscili tramite metadati. Dunque, aggiungi dei metadati descrittivi a questi dataset, perché il dataset da solo non serve a niente se non può essere trovato, descritto in ogni singolo punto. Valida questi dati e pubblicali. Sapete la differenza tra formati 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle? La conoscete? Dunque, la nostra idea era quella di iniziare in qualche modo pubblicandoli a 3 stelle, dopodiché pensa anche ad arrivare allo stato finale, che è quello del 4 stelle o 5 stelle, cioè proprio della pubblicazione, o un file da scaricare, 3 stelle, oppure rendilo disponibile tramite un web service, 5 stelle, è questo il concetto.
metadati che abbiamo individuato, caro comune, per ogni dataset che vuoi pubblicare, come minimo con l'asterisco sono obbligatorie queste informazioni. Quelle che non hanno l'asterisco sono opzionali. Dunque un titolo glielo devi dare, un referente del dataset me lo devi indicare, in questo modo io posso dire, scusi, qui c'è un errore, cioè posso parlare con qualcuno, qual è l'assessorato che si è occupato di questa pubblicazione del dato, l'email del contatto, il nome dell'autore, l'email dell'autore, come vedete autore, email, autore non sono obbligatori, perché potrebbero essere tipo ti scippo il collo, in questo modo non viene pubblicato, la descrizione, una descrizione testuale che descrive che cos'è questo dato che è stato pubblicato, a quale categorie appartiene, delle parole chiave che lo possono descrivere. Immaginate che in questo modo ci possono essere dei motori di ricerca che dicono tirami fuori tutti i dataset che hanno, sono stati descritti con il tag ambiente, e me li tira fuori. Tirami fuori tutti i dataset che appartengono alla categoria urbanistica, e me li tira fuori. Perché è dovuto fare distinzione tra categorie? Tutte e due. Perché la categoria generalmente descrive un dataset può appartenere ad una categoria particolare, però tramite i tag può essere descritto in modi trasversali. Ok, per esempio un tag potrebbe essere un quartiere, per esempio, oppure un anno, o un nome di un fenomeno che è stato coinvolto, non lo so. Della documentazione tecnica ci potrebbe essere un link che dice questi dati sono stati elaborati utilizzando queste macchine rilevatrici del tasso di CO2 nelle aree, cioè una descrizione tecnica proprio che mi spiega con quali tipi di macchinari sono state rilevate queste informazioni. Il vigile urbano con la penna BIC di colore blu ha preso tutte queste multe, dunque la descrizione tecnica del come è stato rilevato il dato. La copertura geografica, se riguarda tutta la città, soltanto una porzione. La copertura temporale, per esempio dal al, in questo modo sai se stai trattando con dati scaduti, oppure sai se questi dati ci si aspetta che debbano essere aggiornati, qual è la frequenza dell'aggiornamento, prevediamo di aggiornarli mensilmente, settimanalmente, se sono dati automatici, perché non pubblicarli subito. La data di pubblicazione, la data dell'aggiornamento, con quale licenza vengono rilasciati, questo è normale, con quale formato vengono rilasciati, tirami fuori tutti gli XLS che sono stati classificati nella categoria ambiente, ad esempio. La codifica dei caratteri, spero che sia sempre UTF-8, insomma. L'URI permanente, l'indirizzo da cui si può recuperare, se è un dataset che è stato richiesto da qualcuno in particolare, oppure altre informazioni. Dunque, sulla base di questo elenco di metadati, è stata costruita innanzitutto un database che permette di memorizzarli, ma soprattutto un motore di ricerca che permette di cercare all'interno di questi dataset, di questi metadati, perché è la cosa più importante. Cioè, è vero che mi fornisci il dataset, è vero che mi fornisci i metadati, che li inserisci attraverso una maschera sul web, e dunque c'è sotto un database che li raccoglie, ma soprattutto c'è un motore di ricerca che mi permette di cercare su questi metadati per ottenere i dataset che sono collegati. Dunque in questo modo ho costruito un potente motore di ricerca su queste informazioni che alla fine mi permette di raggiungere il dataset che mi serve. Quindi stiamo parlando di una piattaforma custom. Esatto, è stata realizzata, è proprio custom, è su misura. Sì, è un indice analitico molto completo perché va a fare un'analisi dettagliata. Poi abbiamo continuato il nostro lavoro identificando quali sono i dataset che volevamo subito che avessero completato questi livelli, i siti turistici. Ho visto che nel dataset dei siti turistici di Bari ce ne sono sei, possibile, solo che avete sei monumenti. No. Ecco. Cioè, e allora, cioè, i siti turistici sono importanti. Qual è l'obiettivo degli open data alla fine? È quello di permettere a terzi di costruire applicazioni mobile, servizi web, siti informativi che basandosi su questi dati possono realizzare altri tipi di informazioni. Dunque noi gli abbiamo detto, caro mio, li vuoi pubblicare tutti i siti turistici con orari di apertura, di chiusura, localizzazione, coordinata geografica?
io gli ho detto, avete un enorme archivio fotografico, perché non lo rendete libero, disponibile, non l'avete descritto questo archivio fotografico, cioè voi pubblicate le fotografie e permettete alla gente di descrivere le fotografie, cioè la gente guardandole dice, questo luogo si trova qui, questa foto probabilmente è di questo anno, la descrizione è via Roma negli anni 40 prima della realizzazione delle poste centrali, cioè ciascuno lo descrive come vuole e poi qualcuno fa un'opera di moderazione e dice questa foto è stata identificata, avanti un'altra. In questo modo propone sempre fotografie che devono essere descritte e in questo modo si ottiene un enorme database di fotografie della città che sono geolocalizzate, mappabili per anni. Fammi vedere tutte le foto degli anni 50, fammi vedere tutte le foto degli anni 60. Cioè è un lavoro che viene resa come open data, ma che viene elaborata in crowdsourcing. È una proposta che può essere fatta a qualsiasi latitudine. Se la sta scrivendo, così la propone a Bari. Dunque, un esempio appunto, siti turistici. Perché non li pubblicate tutti e così li rendete disponibili a chi è che vuole fare applicazioni per i telefonini, servizi web e così via? Se la fonte è una sola, nessuno tra tutti si deve preoccupare ogni volta di riscoprire l'acqua calda, perché i monumenti sono quelli, e non è, perché me li devo andare a scrivere ogni volta io e ricopiare? Li rendete disponibili in open data. Un altro dataset è i dati raccolti nel geoblog. Il geoblog è un piccolo sistema che ho realizzato ed è pubblicato all'interno del sito del Comune di Palermo, che permette di segnalare di servizi. Ve lo faccio vedere velocemente. Quello sotto è uno che lo critica, il geoblog dice oh, non funziona. E invece, come vedete, ci sono 118 proposte e così via. Ecco qua. E come vedete, dunque ci sono categorie varie, discariche abusive, guasti fognari, guasti ai semafori, ci clicchi sopra e lui mi fa vedere i guasti che sono stati segnalati nei semafori. Dunque la gente può segnalare tramite nuova segnalazione, trovi sulla mappa dove sta il problema, lui come vedi fa subito la geocodifica, nel momento in cui tu lo segnali lui calcola la coordinata e calcola l'indirizzo, dici nome e cognome, a quale categoria appartiene il problema, il tuo indirizzo email, dai il suggerimento, accetti le condizioni, clicchi su invia e in questo modo si costruisce quella cartina, logicamente il dato viene moderato, una volta c'era arrivato in un servizio simile, piazzerei una bomba nel comune per ottenere due obiettivi, eliminare questa giunta che non funziona e fare spazio nel centro storico che serve sempre. Non è dal Comune di Palermo, lo dico subito. Dunque, logicamente non si può pubblicare questo fumetto, è stato diciamo moderato. Questo sarebbe carino implementarlo con quel servizio che ci fa vedere. Sì, sì. No, non l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto con questo strumento molto semplice. Certo, con la versione mobile si può fare, però la cosa carina è che questo sistema, così come è progettato, già esporta in XML, perciò chi vuole può prendersi questi dati e rappresentarli su un'altra cartina, un'altra cosa, farci quello che vuole, aggiungere informazioni e così via. Le news, cioè dato che vengono pubblicate le news dal comune in formato RSS, abbiamo visto per esempio il comune di Bari le pubblica in RSS, perché non le pubblica in RSS aggiungendo una colonna di categoria? Tipo eventi, problemi riguardanti il traffico. In questo modo chi è che deve fare un'applicazione riguardante il turismo a Bari o il turismo a Palermo, tira fuori l'RSS degli eventi, cosa si fa in città, giorno per giorno vede cosa si fa in città. Oppure chi è che deve fare un'applicazione di mobilità, i problemi del traffico della città. A Palermo per esempio abbiamo fatto, adesso la Polizia Municipale è su Twitter e dunque pubblica guasto, traffico, strada interrotta, manifestazione ed è uscita un'applicazione che prende i tweet da Twitter e nel caso sono geolocalizzati li fa vedere su una mappa e in questo modo siccome insomma non è il problema del traffico reale sappiamo quali sono i problemi che ci sono in città e cerchiamo di evitarli per non amplificarli. Lo stradario era un altro dataset che suggerivamo, il dataset delle scuole,
lo suggerivamo. Invece per altri dataset ci rendevamo conto che c'erano delle analisi da fare, non potevano essere pubblicate direttamente, però per esempio le fermate degli autobus sono un dataset molto interessante. Le fermate degli autobus e i tragitti. Voi ce l'avete qua a Bari, per esempio, il Google Transport Public Service? Di qualche, delle navette. Delle navette. Sono delle navette parte a Bari, sono delle 50 linee. Perché in questo modo tu devi dire, voglio raggiungere da qui a lì, lui dice, te la fai a piedi, raggiungi la fermata dell'autobus, fai questo tragitto e lui... Perché Antab ha un sito suo nel quale ha mappato tutte le fermate, che è stretto, ma diciamo, lo potrebbe dare a Google. Ieri per esempio mi trovavo a Bologna, io dicevo, devo raggiungere da qua a là, e lui mi ha detto, fai 5 minuti a piedi, ti fermi a questa stazione, prendi il 20, mi ha dato la lista di tutte le fermate che dovevo fare, mi ha detto a quale fermata dovevo scendere e poi come dovevo continuare a piedi. E questo strumento in questo modo è automaticamente installato sui telefonini di tutto il mondo, perché è Google Maps, cioè ce l'hanno tutti gli Android, ce l'hanno tutti gli iPhone. L'unica cosa che è stata fatta è stata che l'azienda di trasporti ha concesso i suoi dati a Google Transport Public. Bene, il problema è che invece Antab se li tiene talmente stretti praticamente non c'è nemmeno la sua di app, come dire, che espone i dati al cellulare. Il che vuol dire che si chiama Transit, Google Transit. Google Transit, che sia la merce praticamente. E questo è un argomento che abbiamo affrontato già con Simone. Join Transit Partner Program. Lui ti dice quali sono le città che hanno fatto. Beh, in effetti ci sono in Italia, com'è che non le fa vedere? Perché noi siamo chiavici. No, no, ci sono, ci sono. Tunisi c'è però, ma dobbiamo arrivare a dire che la Tunisia sta davanti. Dunque da qui c'è un flusso, è sostanzialmente un flusso XML dove vengono descritte le fermate e le tratte delle linee. Questo lo deve fare la pubblica amministrazione per forza? Lo deve fare chi ha i dati. Per esempio a Palermo che cosa abbiamo fatto? C'è un stanno facendo dei ragazzi, c'è una società, un'associazione che sta sviluppando un'app, è andata all'AMAT, l'azienda dei trasporti pubblici, e gli ha detto, amici miei, voi già ce li avete i dati, noi vi creiamo un convertitore che prende i vostri dati e li converte nel flusso di Google, voi li prendete e li mandate e in questo modo sono disponibili su Google e da lì se li possono prendere tutti, punto. Siccome aveva interesse ad aggiungere queste informazioni sulla sua applicazione, ha fornito questo sistema che converte i dati dal loro sistema a Google Transit. In questo modo sono disponibili per tutti. Concludendo con questa cosa, e vabbè, le tabelle, le linee degli autobus, l'anagrafe delle farmacie, i dati sulle opere pubbliche che impattano sulla strada, sapere dove sono aperti i cantieri in modo da sapere dove ci possono essere degli influssi sul traffico, l'elenco dei beni comunali potrebbe essere un'altra idea, li abbiamo suggerite e vedremo che cosa ne faranno. Qui c'è una serie di riferimenti bibliografici che logicamente vi lascio, poi voi potete approfondire in questo modo la tematica degli open data legati alle pubbliche amministrazioni, se magari qualcuna tra queste pubblicazioni vi è sfuggita. E con questo io concludo con 10 minuti di anticipo la mia lezione e sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Potete contattarmi tramite quegli indirizzi email. Pubblico in tempo reale la presentazione su SlideShare, in questo modo voi la potete scaricare. Upload e allora ho da Bari. Avete qualche osservazione, qualche domanda, qualche critica, un applauso? Niente. Più che altro. Grazie. La domanda è: avete trovato molta disponibilità da parte del comune per? Allora, il comune è stato molto disponibile, però non abbiamo visto ancora i risultati di tutta questa attività, perché noi, loro hanno cominciato, noi abbiamo dato le linee guida, ma ancora le linee guida non sono state approvate, già è passato più di un mese, perciò insomma purtroppo c'è questo tipo di lentezza,
che cercheremmo di superare. Allora, slide della lezione tenuta a Bari il 17 novembre, il metadato questo qui è, novembre 2013, nell'ambito del, come si chiama, progetto workshop? Laboratorio dal basso. Laboratorio, laboratorio dal basso. Open data in action. Open data in action. L'hashtag è Oda Bari? Sì. Oda Bari. Ah, no, qua, questo lo mette sotto. Vabbè, senza cancelletto, Oda Bari, open data, Google, refine, fusion table, vabbè, category, technology, va benissimo, public, save e continua. Lo trovate su slideshare.net/fpassantino. Adesso lo twitto. Dovrò rispondere a tutte le email che mi sono arrivate nel frattempo, tipo 10.000 tweet. Ci sono 10.000 domande via Twitter. Quante persone erano collegate? Non so. Ottimo. Stasera. Andrea Borruso ha ritwittato. Adesso la mia lezione, Andrea Borruso è uno dei... degli autori delle linee guida. Va bene, qua ci sono un sacco di cose che mi devo guardare. Perché avete scritto così tanto? Va bene. Conoscete questo piccolo tool? Adesso ve lo faccio vedere. View Presentation. Questa estensione si chiama go.gl URL Shortener. Ci clicchi sopra. Lui mi tira fuori l'URL abbreviata, copia. L'URL abbreviata è questa qui. 103.0mg. Sì, la cosa carina è che, allora, se io glielo invio, lui mi apre l'indirizzo. Però, se io ci metto più e do invio, lui mi dà le statistiche, lo devo fare due volte. Ecco, più. Lui mi dà le statistiche di utilizzo di questa URL breve. Dunque mi dice quante volte è stata consultata, da quale browser, da quale città. E in questo modo tu sai, tu lo metti su Twitter, dice ma quante persone se la sono guardata? X persone, in questo modo lo sai. E da dove erano, quale browser hanno utilizzato, e così via. Dunque Twitter. Un analytics. Twitter, che informazione è in più? No, no, io che significa che informazione? No, mettendo, aggiungendo più. No, sì, quello no, lo metto Twitter per farlo sapere agli amici. Ah, pensavo che ti desse. Ecco le slide della mia lezione su strumenti. Qua faccio il fino perché ci metto chiocciola Google per gli cancelletto open data. Va bene così. Ecco la mia lezione. Enjoy. Come scrive? Lasciamo perdere, non voglio prendere in giro nessuno. Va bene, cancelletto da Bari. O da Bari. Tweet. È così. Sul mio Twitter avete anche il link. Il mio Twitter è fpassantino. E da lì potete recuperare le lezioni e tutto il resto. Mi trovate su Twitter, mi trovate su Facebook, mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Slideshare, mi trovate dovunque. E dato che siete stati miei allievi, avete diritto all'assistenza gratuita a vita per posta elettronica. Va bene? Perciò potete torturarmi quando volete,
a chiedermi tutto quello che volete, questioni d'amore no, no, insomma, come si fa lo strumento, la cosa, e allora scrivono già loro. Ecco le slide. Quale dovrebbe essere l'approccio giusto? Cioè, da chi dovrebbe partire all'interno della pubblica amministrazione, l'iniziativa? Nel senso, dovrebbe essere responsabile di... Allora, a Palermo è partita dai cittadini. Ok, perfetto. Cioè, noi eravamo un gruppo di sviluppatori e di persone interessate alla dinamica e all'evoluzione, che si sono presentate innanzitutto la webmaster del sito del Comune di Palermo. Ecco, questo. Cioè il punto d'ingresso è stato quello. Esatto. Dobbiamo fare questa cosa, anche perché è un obbligo di legge. Mm-hmm. Perciò, che fa, volete sfuggire all'obbligo di legge? E da lì abbiamo sfruttato l'occasione dell'evento, dell'Open Data Day, per coinvolgere il Comune in questa iniziativa. In realtà era un cavallo di Troia, perché diciamo, nel momento in cui tu apri questa cosa, la devi tenere viva. Perciò... Perciò praticamente loro l'hanno pubblicato, non è che tu la pubblichi e poi la fai morire, perché nel momento in cui la pubblichi ti impegni a tenerla viva, l'hanno fatta morire, il grandissimo Andrea Borruso ha fatto quello splendido articolo dove ha detto avete fatto questa cosa però ancora è morta, cioè non ci sono nuovi dataset da allora, che dobbiamo fare? Perché non disegniamo una serie di metodologie attraverso le quali il Comune si sente in dovere di analizzare i dataset che ha, raffinarli, pubblicarli, aggiornarli, cioè di inserire all'interno della macchina pubblica una metodologia per rendere disponibili questi dati all'esterno. Però è partita dal basso. Perfetto, piano piano, come si dice in inglese, caminutida, cioè proprio prima la mano e poi tutto il braccio. Nel momento in cui diciamo, la palla passa alla pubblica amministrazione, diciamo, il responsabile di questo processo dovrebbe essere il responsabile IT della pubblica amministrazione che va col cappellino a raccimolare i dati? Sì, l'organizzazione diciamo che è un'organizzazione distribuita, nel senso che poi ogni assessorato si deve dotare, come l'abbiamo descritta noi, ogni assessorato si deve dotare al suo interno di una serie di referenti che si rendono responsabili della pubblicazione dei dataset che sono stati individuati, che vanno a inserire in una piattaforma predisposta dal responsabile IT, che raccoglie tutti i dati e i metadati e poi li rende disponibili all'esterno. Dunque abbiamo descritto nelle linee guida la struttura di questa organizzazione. Però se non c'è qualcuno che la descrive questa organizzazione non vive. Per questo era fondamentale descrivere come doveva essere organizzato. Logicamente non lo potevamo fare noi autonomamente. All'interno del gruppo c'era un dipendente comunale, all'interno del gruppo c'era il responsabile del sito web, all'interno del gruppo c'erano dei rappresentanti dell'assessore e poi è stato coinvolto anche l'assessore alla partecipazione in prima persona, che in questo modo ha analizzato tutto il processo e se ne è fatto carico per portarlo in discussione all'interno del Consiglio Comunale per rendere effettiva questa organizzazione, stabilizzare questa organizzazione.